freedom. Brown the rocks. Join the club. Andata e ritorno. La musica di gran classe di Radio Brown the Rocks. In diretta con Mario. Ed è sabato pomeriggio di Radio Brown the Rocks che non si ferma. Buongiorno, anzi buonasera, benvenuti, bentrovati. Io sono Mario Carbonaro, www.brownderocks.it. Quest'oggi ci saranno veramente un sacco di belli argomenti, un sacco di belle cose ovviamente da parlare, da discutere. 349-192-7726, il nostro numero di telefono con il quale potete interagire in diretta con noi andando a commentare i fatti principali che andremo a leggere. E come vi dicevo, oltre a una scaletta musicale di tutto rispetto, ci saranno dei belli argomenti. Parleremo di ristoranti, parleremo di quello che è stato votato l'assolo di chitarra più bello, parleremo delle polemiche recenti legate a Sanremo 2021, ma soprattutto parleremo anche della possibilità di guadagnare 60.000 euro semplicemente cambiando residenza. E quindi iniziamo subito il nostro viaggio. C'è Kylie Minogue con la sua Magic. Voce di Kylie Minogue ad aprire questo appuntamento settimanale. Benvenuti per chi si fosse appena sintonizzato, io sono Mario Carbonaro, ovviamente in diretta su Radio Bra on the Rocks. Questa è Andata e Ritorno. Kylie Minogue, che 20 anni dopo Kids con Robbie Williams, hanno deciso di farne un'altra. Sì, mi sono di nuovo messi assieme con dei grossi progetti per il futuro. Effettivamente, dopo 20 anni dal loro successo Kids, che tra l'altro era molto carino, molto orecchiabile, ovviamente molto commerciale, i due, Kylie Minogue e Robbie Williams, tornano a cantare assieme
in un inedito duetto. Ho una canzone per Miss Minogue, grandi progetti se lei è pronta, avrebbe detto il cantante inglese, stando a quanto riferisce il Daily Star Online. Una fonte avrebbe poi confermato che i due hanno già registrato in gran segreto il nuovo brano. Staremo a vedere, anche perché sono un duo veramente esplosivo che creano veramente delle bellissime cose assieme. Volevo darvi la prima notizia, dato che magari in questo momento qua sono le 18.07, starete pensando: ma che cosa ci mangiamo questa sera a cena? Magari siete lì che state pensando che cosa preparare. Iniziamo a parlare un pochettino così anche di mangiare. Voglio farvi venire l'acquolina in bocca, in quanto c'è una bella notizia che è stata data la stella Michelin a un ristorante vegano in Francia, ed è la prima volta che capita. Ebbene sì, questo ristorante vegano ha ricevuto è stata una bella sorpresa. Nel sud ovest della Francia ha ottenuto una stella Michelin con il primato di essere ad oggi l'unico ristorante senza prodotti animali e derivati nel paese ad aggiudicarsi questo prestigiosissimo riconoscimento. La Claire Vallée, scusate la pronuncia francese, è la chef imprenditrice che gestisce il ristorante On N.A., ovvero origine non animale, nella città di Arès, vicino a Bordeaux, aperto nel 2016 grazie a un crowdfunding. Questa qua è una cosa molto interessante, perché questa ragazza qua ha chiesto un prestito, nessuno ha creduto in lei, allora ha aperto una campagna in modo che tutti quanti credessero nel suo progetto e potessero donarle euro dopo euro, e quindi ha raccimolato la somma di $10,000. Mi sembrava di essere stata investita da un treno, ha detto, dopo aver ricevuto la chiamata della guida Michelin che informava della sua decisione. ONA è il primo ristorante vegano in Francia a vincere una stella. Un gran bel primato, anche perché se pensate, ogni volta che si andrà a mangiare in questo ristorante qua, che ovviamente adesso che ha ricevuto il riconoscimento della stella Michelin, si mangeranno bacche, radici, frutti secchi, insomma, tutto ciò che ovviamente non attiene alla carne. Adesso c'è Lord con la sua fantastica Team. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send the call. Tell. We live in cities, you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know, we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. We're on each other's team.
18:12, iniziano ad arrivare un sacco di messaggi al 349-192-7726. Abbiamo appena sentito Lord con la loro Team e adesso c'è un successo di qualche annetto fa. Ci sono i Molocco con Sing It Back. Con la loro Sing It Back, una canzone di fine anni 90 che ho sentito questa mattina e ho detto ma sai che c'è questa qua, quasi quasi la mettiamo questa sera, perché è un pezzo che si lascia ascoltare sempre volentieri. E soprattutto una cosa che mi piace molto di questa canzone qua è l'assolo finale, con questa chitarrina molto allegra, molto spensierata. A proposito di assoli di chitarre, lo sapete qual è l'assolo di chitarra giudicato più bello in assoluto? Ebbene sì, ve lo dico io, se non lo sapete, se non vi è ancora arrivata all'orecchio questa notizia, è quello di Bohemian Rhapsody. Quindi, fan dei Queen, mi aspetto una vera e propria ovazione, esattamente come quella che sto facendo io. Bohemian Rhapsody dei Queen è stata una delle canzoni più vendute di tutti i tempi. Pensate che quando è uscita nessuno ci credeva, eccetto ovviamente i Queen, perché era molto rischiosa questa traccia qua, perché una traccia da 6 minuti assolutamente non poteva essere commerciale. Ma è stata totalmente ripagata dallo sforzo. In effetti la hit dei Queen è la canzone più ascoltata in streaming del XX secolo. E ora l'assolo di chitarra di Brian May presente nel brano è stato votato dai lettori di Total Guitar il migliore di tutti i tempi. I'm levitating, the Milky Way. We're renegading, yeah, 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 yeah.
city. I believe the truth for me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's go. Lipa con la sua Levitating, la grande musica di Radio Brown The Rocks non si ferma, 18:20. Benvenuti per chi si fosse appena sintonizzato in diretta, io sono Mario Carbonaro. Una notizia che arriva direttamente dall'Inghilterra, in quanto Clive Irving, un giornalista inglese, autore del libro The Last Queen, Elizabeth II, 70 Year, eccetera, 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 racconta, ha scritto questo bestseller che racconta la battaglia della regina Elisabetta, e stando a quanto afferma lo scrittore, dice che la regina Elisabetta, oltre a essere davvero l'ultima grande regina britannica, è circondata da scrocconi, e ce lo spiega. Anche perché 95 anni, quasi 70 di regno, Elisabetta II incarna perfettamente la tradizione della corona inglese, ma riesce comunque a essere al passo coi tempi, parlando un linguaggio vicino al suo popolo, un linguaggio moderno. È una regina eterna, immortale. Pensa al futuro dell'istruzione e lo fa in maniera moderna, perché i tempi cambiano e lei, che ne ha passate davvero tante, lo sa benissimo. Ci sono tra l'altro un sacco di meme, un sacco di vignette che girano sui social a proposito della regina Elisabetta, un po' più carine, un po' più spinte, però voglio dire, fanno sempre sorridere. Non si può però dire lo stesso del figlio Carlo, che lui invece di anni ne ha 72, futuro re d'Inghilterra, non sarebbe adatto a regnare, sempre secondo lo scrittore. A dirlo è sempre Irving, il principe non è assolutamente adatto a salire sul trono perché Carlo sembra un personaggio del 700 e preferisce circondarsi di leccapiedi, una cosa che non si adatta a un futuro regnante. Farà precipitare la monarchia in un dirupo. Questa è la tragica conclusione del giornalista, che ovviamente noi non ci auguriamo, anzi auguriamo sempre lunga vita alla regina. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize.
Jamiroquai con la loro Cosmic Girl, un successo di qualche anno fa ma che si ascolta sempre sempre molto volentieri. E proprio di JK volevo dare una notizia, anche perché sì, non è tanto dal punto di vista musicale. JK è ovviamente il frontman del gruppo Jamiroquai e il manifestante pro-Trump Jake Angeli. Che cosa c'entrano? Buongiorno Washington, adoro quel cappello ma non sono sicuro che si tratti del mio pubblico. Proprio così JK, fondatore e frontman del gruppo di Jamiroquai, ha risposto con un video agli utenti che sottolineavano la somiglianza tra un suo storico copricapo e quello di Jake Angeli, tra i manifestanti pro-Trump che sono riusciti a fare irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti, una cosa che ha dato veramente un sacco di spettacolo. Viso dipinto con i colori della bandiera americana, pelliccia, cappello con le corna da vichingo, il 32enne Angeli è stato uno dei leader che ha guidato l'assalto a Capitol Hill. È un seguace di QAnon, la teoria del complotto secondo cui i poteri occulti di un deep state hanno tentato in tutti i modi di rovesciare il potere di Donald Trump. In molti sui social hanno paragonato il copricapo del manifestante a quello spesso indossato dal leader del gruppo Jamiroquai in passato, ma l'artista è intervenuto nel dibattito social con un ironico tweet pubblicato su Twitter, appunto, in cui smentisce ogni tipo di confronto. Carried me through desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, it was all that you've given to me.
andata e ritorno. Giro di boa per andata e ritorno. Ovviamente siete in diretta con Bra su Radio Bra on the Rocks. Io sono Mario Carbonaro. Dopo questa bellissima combo composta da Mariah Carey prima e Joss Stone, adesso ci avviciniamo all'angolino Golden Music. Sì, perché come voi dovete sapere, come voi ormai sapete, all'interno di questa trasmissione qua ho individuato un piccolo spazietto che si chiama Golden Music, che in questo caso qua, oggi nello specifico, coincide con una canzone italiana. Ma prima di sentirci questa canzone qua tutta quanta italiana, volevo dare una notizia che riguarda un DJ italiano, appunto. Sto parlando di Gabry Ponte, che è stato recentemente operato, si è stato sottoposto a un intervento chirurgico particolarmente delicato. Gabry Ponte, tuttavia, rassicura i suoi fan sui social e dal letto di ospedale li aggiorna sulle sue condizioni di salute, postando un selfie in cui, fortunatamente, sorride con le cannule al naso. Eccomi ragazzi, un po' provato ma felice, l'intervento è andato bene, scrive il DJ producer torinese, che pochi giorni fa aveva rinunciato di dover di doversi sottoporre ad un intervento complicato per cercare di risolvere un problemino che, ahimè, lo insegue da anni. Ponte ha voluto ringraziare tutti quanti per l'affetto e la vicinanza che amici, colleghi e soprattutto i suoi numerosissimi fan gli hanno riservato e dimostrato. Dopo una notte in cardiorianimazione, oggi mi hanno trasferito in reparto. Grazie mille, vi voglio bene. Lunga vita anche a Gabry Ponte, che negli anni 90 e negli anni 2000 ci ha fatto ballare tantissimo, e speriamo che continui a far ballare, ovviamente in modo sano, tutte le future generazioni. Dicevamo, torniamo noi, innanzitutto prima di sentirci il pezzo, il Golden Music di oggi, è doveroso fare qualche salutino, perché al 349-192-7726 state scrivendo veramente tantissimi, e voglio salutare Arelis, voglio salutare Simona, voglio salutare Angelo, che comunque sia sono sempre presenti e ci dimostrano un sacco di affetto. Ora prepariamoci, Golden Music, che coincide anche con la canzone italiana, vi stupirò, anche perché questo pezzo qua lo canticchio da un pezzo. E come andata e ritorno, ovviamente il nome del mio programma simboleggia un viaggio, non vi dico nient'altro, ve lo faccio ascoltare. Golden Music.
gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano. Fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolce. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure. Senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolce. Marzo del 1977 è stato veramente un anno speciale per Lucio Battisti, in quanto pubblicò il 19° singolo che stiamo sentendo ancora in sottofondo, Sì Viaggiare, uscito in concomitanza con Amarsi un po', un altro pezzo veramente fantastico di cui noi tutti dobbiamo andarne veramente fieri, è veramente un patrimonio della musica italiana. Il singolo fu pubblicato in concomitanza con l'uscita dell'album Io, Tu, Noi Tutti, ed entrambi i brani sono stati composti per le musiche da Lucio Battisti e per i testi da Mogol. A differenza di Amarsi un po', anche nel 45 giri alla stessa durata dell'album, Sì Viaggiare ha una durata inferiore, infatti nell'album ha una durata di 6 minuti e 4 secondi. Un'occhiata alla classifica, questo pezzo qua si posizionò ovviamente in Italia alla primissima posizione. Ho fatto un rapido calcolo prima, rimase per ben 15 settimane nel podio, ballando tra la prima, la seconda e la terza posizione, quindi pensate veramente che primato, che gran soddisfazione che ha raccolto Lucio Battisti
artisti e che ovviamente noi tutti quanti da italiani continuiamo a andare fieri per suonare, di suonare questo pezzo qua, che ho voluto includerlo nell'appuntamento Golden Music di oggi, che ovviamente è coinciso, ecco così, con la canzone italiana scelta per voi per la settimana. Ci ascoltiamo ancora un bellissimo pezzo adesso di John Legend che si chiama Save Room, e poi leggiamo una notizia che potrebbe interessare a molti di voi perché ci sono 60.000 euro in ballo. Say that you'll stay a little, don't say bye-bye tonight, say you'll be mine, just a little bit of love is worth a moment of your time, knocking on your door just a little, so cold outside tonight, let's get a fire burning, oh I know, I'll keep it burning bright, if you stay, won't you stay? Con la sua Save Room, ancora un paio di pezzi dai, poi chiudiamo la trasmissione. Volevo darvi questa notizia qua che dicevo a qualcuno di voi potrebbe interessare, beh ovviamente a chi non interesserebbe vincere 60.000 euro, penso un pochettino a tutti, però dico a qualcuno di voi perché per poter rientrare all'interno dei fortunati vincitori di questa somma di denaro bisogna avere dei requisiti ben precisi. Veniamo alla notizia: in Svizzera c'è un delizioso villaggio che domina la Valle del Rodano, recentemente eletto tra i borghi più belli del paese, che cerca
nuovi residenti. Quindi se siete, state pensando di lasciare l'Italia per andare alla volta della Svizzera, diciamo che quasi quasi ci siete. Si tratta di Albinen, una località situata a poco meno di 100 km dal confine dell'Italia, quindi siete anche comodi per tornare a casa e visitare parenti e amici. Nonostante la straordinaria bellezza dei territori circostanti, l'atmosfera autentica che vi si respira e le tante iniziative attuate dall'amministrazione locale per attirare persone, il paesino si trova a fare i conti con un progressivo spopolamento. Infatti Albinen conta soltanto 244 edifici e 241 abitanti. Per questo nel 2018 il comune del Canton Vallese ha lanciato un'iniziativa decisamente allettante, tuttora in vigore, stanziando un fondo che si traduce in un finanziamento fino a 60.000 euro per chi decide di trasferirsi nel territorio e costruire una casa. Adesso mi aspetto una pioggia di messaggi per capire come si fa, e ve lo dico, esistono delle condizioni non alla portata di tutti per poter aderire a questo bando. Albinen infatti si rivolge esclusivamente ai cittadini al di sotto dei 45 anni, in possesso di un permesso di soggiorno valido in Svizzera, e inoltre la domanda deve essere corredata di un progetto di costruzione già pronto per l'approvazione. Insomma, non sarà per tutti, ma è decisamente un'occasione imperdibile per poter cambiare vita. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, oh, oh, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, oh, oh, baby, no. I won't beg for your love, won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, I lied for you, baby. Talk for you, baby. Cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby. Only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. I never cheated. Con la sua Down For Me, la penultima canzone di quest'oggi, anche perché ragazzi e ragazzi all'ascolto siamo arrivati al capolinea del nostro viaggio. Andata e ritorno termina qui, ma mi raccomando, vi voglio ricordare gli appuntamenti per sentirmi sempre in diretta su Radio Brown The Rocks: il mercoledì alle 17 con Turbo 80 e il sabato pomeriggio alle 18 per chiudere in bellezza la settimana con andata e ritorno. Vi ringrazio tantissimo per essere stati connessi direttamente sulle nostre web radio frequenze. Vi lascio con una vera e propria regina del pop, Jennifer Lopez, che recentemente al giuramento di Joe Biden ha gridato libertà e giustizia per tutti. Ciao ragazzi, grazie.
up in the Escalade. Saw the W game to the valet. Knew that it was game when you looked at me. Pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth. Raising up a toast so I would notice you. But your heart's a miss, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need. Chance, thought you'd understand. Baby, credit cards are in romance. Though you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need. Andata e ritorno. Brown the Rocks. Join the club.